Vertice Governo-Regioni verso la proroga dello stop agli spostamenti. Domani Consiglio dei Ministri. Covid. Anche i medici di famiglia parteciperanno alla campagna vaccinale. Risale il tasso di positività. Gli Stati Uniti sulla soglia del 500.000 di morti per il virus, superato il numero delle vittime di 3 guerre. Violenta repressione in Myanmar, ma migliaia scendono ancora in strada contro il golpe militare. L'ONU, basta violenza. Esplosioni e fontane di lava, l'Etna torna a dar spettacolo e ai campi Flegrei la terra continua a tremare. Finiscono i mondiali di sci a Cortina, dopo 2 settimane di gare e medaglie, l'omaggio dei paracadutisti con un gigantesco tricolore. Il trionfo di Luna Rossa che vola in finale di Coppa America non accadeva da 21 anni. Dopo aver dominato gli inglesi, la barca italiana lancia la sfida a New Zealand, detentrice del trofeo. Buonasera, buonasera a tutti voi dal TG1. Domani mattina il Consiglio dei Ministri deciderà sulla proroga del divieto di spostamento tra regioni.